Ragazzi, oggi ho incontrato per puro caso il grande Alessio Ore di Orrore. Ciao a tutti. Ragazzi, io sono contento di questa situazione che si è venuta a creare con Alessio, che all'improvviso ho incontrato per le strade di Roma e volevo fare qualche domanda ad Alessio, se chiaramente lui voleva. Certamente, non è un problema, quindi va benissimo. Allora, Alessio, innanzitutto una domanda che ti faccio a bruciapelo ed è questa. Quanto tempo è che utilizzi YouTube, che lo sfrutti, ecco. Allora, YouTube effettivo saranno buoni 10-11 anni. Da quando, diciamo, effettivamente ho avuto l'idea di aprire il canale di Ore d'Orrore per divulgare una delle mie passioni da sempre, ovvero il cinema in generale, ma prevalentemente quell'horror. E l'idea proprio nacque insieme a un mio amico ed era quella di far scoprire e riscoprire diciamo, i baluardi del cinema horror anni 80 e anche 70, insomma, una retrospettiva effettiva sul cinema che fu. Ed era interessante appunto vedere come le nuove leve si sarebbero rapportate a questo e anche soprattutto i più attempati un po' come me, quindi anche gli over 40 che hanno mai dimenticato qualche classico di farglielo riscoprire per loro fortuna, diciamo, ecco. Altra domanda che voglio farti è questa. Hai avuto mai problemi col copyright? Perché so che carichi ogni tanto degli spezzoni di film, quindi ti è mai capitato di avere degli strike su YouTube oppure no? Allora, strike no, perché comunque rispettavo una normativa sulle tempistiche di selezione dei pezzi, anche perché la maggior parte delle pellicole che prendevo diciamo, in considerazione erano pellicole, alcune che erano, diciamo, come nel gergo videoludico, abbandonware, di cui potevo prenderle, ma soprattutto erano pezzi molto brevi, quindi se fate un conto io facevo stacchi di qualche secondo per un totale massimo di 30 secondi, ma neanche a recensione. E poi prendevo spesso pezzi di trailer, che erano comunque utilizzabili, virgolette. Non ho avuto mai strike, ho avuto forse qualche contestazione, virgolette, con alcuni video, ma poi risolti senza problemi, e anche perché non ho mai forzato ma la mano su questa cosa. Era soltanto un discorso di inserire alcune spezzoni di video per dare un po' di brio più che altro al montaggio della recensione, per non fare una sorta di video statico come si fa spesso. Ma fortunatamente no, non ho avuto problemi enormi, ma sono andato, diciamo, sempre in maniera tranquilla, perché comunque l'intento era quello di divulgare, non creare, insomma, un mercato dietro questa cosa, virgolette, ecco. È più una passione che sembra arrivare dalle persone, insomma, raccontare alle persone, ecco quello. Ok, e altra domanda, più o meno cosa ti aspetti dall'esperienza che ormai hai di tipo decennale da YouTube in futuro? Cioè, cosa vorresti da questa piattaforma? Ma Cosa ti aspetti? Quali sono le tue speranze piccole, se ce l'hai, insomma? guarda, io ripeto, spesso questa è una domanda che mi pongono anche molti appassionati con cui spesso mi trovo a Lavorare? parlare, sì, anche. Io quando decisi di aprire il canale era un discorso, anche che parliamo della YouTube ormai del 2010-11, quindi parliamo di 10 anni fa. Ed era un altro YouTube, era il vero broadcast yourself, un'idea che tu avevi, la mettevi lì in vetrina, virgolette, perché era una nascita di un nuovo percorso, un po' per tutti, diciamo, ecco. Quindi chi aveva un'idea creava un format e lo caricava. Non era ancora un discorso commerciale, era un discorso di raccontarsi con le proprie idee, effettivamente. Il vero broadcast yourself. Oggi, secondo me, YouTube non è più questo, è più un discorso totalmente di mercato. Perché una volta che praticamente non è una cosa negativa, attenzione, è anche un bene perché per molti è diventato un lavoro vero e proprio, anche a pieno Sì, regime. guadagna, guadagna. Quindi è una bella cosa se una passione si trasforma in un lavoro che magari prende anche molte ore. Però certo, YouTube ora il giorno è diverso perché tende più ad arricchirsi grazie a giovani che cercano determinate cose. Che magari non è più un discorso di cioè non vanno a cercare cose più, magari più
acculturati, parliamoci chiaro, e quindi tutto ciò che è cultura, divulgazione è più una nicchia. Poi c'è chi lo fa bene, chi lo fa peggio, quella è una cosa molto soggettiva, poi le persone scelgono, che è anche giusto. Quindi io adoro il fatto che sia un palinsesto così vasto che consente ai ragazzi e ai non ragazzi di scegliere ciò che, cioè, che vogliono vedere, a differenza della televisione. Quindi io ho sempre visto una cosa molto molto positiva, c'è varietà, c'è possibilità di poter spaziare un po' ovunque, e quindi uno può scegliere cosa vedere. Quindi se sceglie di vedere qualcosa inerente al cinema, quindi divulgazione, recensioni, e piace l'horror, sono contento quando magari possono avvicinarsi al canale per conoscere un po' di pellicole. E questo, io spero che, ecco, anche l'orrore possa, visto, crescere in più. Sì, ma ripeto, non ne faccio una malattia come capita, certo, spesso ad altre persone che sono giustamente, che lavorano a terzi numeri. Io, ripeto, amo fare quello che faccio quando posso farlo. In questo momento sono un po' in stand by per tanti motivi, però appena posso ritornerò con nuove idee sul canale, nuovi video, e vediamo cosa esce fuori, ma soprattutto come sarà il nuovo riscontro. Grazie al caro Alessio Radio Orrore, andate sul suo canale, grazie a tutti ragazzi, e un saluto da Leandro e da Alessio Radio Orrore. Ciao ciao a tutti.